Allora, oggi non era in previsione il vlog, si vede, guardate. Qualcuno aveva ragione, però posso dire una cosa, lo sapete che i ricci non mi dispiacciono, anche un po' così sconvolti, non mi dispiacciono proprio per niente. Comunque, non era in previsione il vlog, ma ho detto, voglio dire due parole, perché... Visto che le bambine dormono, mi sono messa un pochettino sul sito di Sephora e stavo guardando e c'è la nuova Naked Smoky. Io mi sono vista diverse recensioni, diverse cose e mi piace tantissimo. Quindi l'ho messa nel carrello insieme a un'altra cosa che effettivamente mi servirebbe, che è la Tangle Teaser, la spazzola. Che devo fare? No, vabbè, non lo so. Non so se prenderla perché ieri vi faccio vedere. Ieri mi sono messa a sistemare un po' le matite. Ma avete consigli sull'organizzazione delle matite? Perché io non riesco a capire come fare, nel senso, non ho tanto spazio perché adesso ho le cose qui. E ho tipo messo quelle per le labbra, ci ho messo degli elastici, quelle per gli occhi, i matitoni. Boh, non lo so. Ho giusto un po' di mascara. Ho giusto un po' di mascara. E effettivamente di ombretti io ne ho fin troppi. Questo. Ne ho ancora altri, quindi mi sa che non la prendo, però mi piacerebbe tanto. È così bella. Adesso voglio fare un'altra cosa. Ieri sera mi sono sistemata come si dice, le matite. Adesso mi vorrei sistemare i rossetti perché ce ne sono alcuni che c'è giusto un po' di polvere. Ce ne sono alcuni che non che sono anni che ce l'ho e voglio vedere in che condizioni siano e poi alla fine mi sistemo i blush. Lo sapete che per la prima volta ho usato la terra su tutto il viso, cioè sfumandola col pennello largo, visto che sono abbronzata. Ora mi cade. E stavo usando questa, non è male, non pensavo perché ho sempre paura di fare l'effetto mascherone e quindi boh, non lo so. Vi volevo ringraziare per i bellissimi commenti sotto l'outfit dell'anniversario. Ho messo la gonna che avevo preso da Benetton e insomma è stata una bella serata, una bella cena. Poi è meraviglioso riuscire a cenare parlando con tuo marito senza che devi riprendere qualcuno per star seduto, per mangiare composto. E la gonna era questa per chi non l'avesse vista. Guardate. È bellissima. E la camicetta che ho preso da OVS ci sta benissimo. Questa. Un po' scollata, me ne sono accorta, cioè me ne sono accorta, l'avevo visto che era scollata, però devo organizzare meglio l'armadio perché è troppo confusionario. Sto guardando diversi video sull'organizzazione in questo periodo e devo insomma darmi una regolata. Guardate che casino. Avevo comprato questo all'IKEA. E però se lo tengo, cioè, il problema è che io di testa non sono ordinata, quindi adesso vedremo come fare. E sì, diciamo che principalmente per il momento devo trovare una sistemazione carina per i cosmetici che sia abbastanza, perché ieri per esempio ho trovato delle cose che non usavo da tantissimo e quindi no, non va bene così perché mi ero dimenticata di averle. Fossero questi i problemi. Però
E adesso prendo i rossetti, me li porto giù così li annuso bene bene, valuto se c'è veramente qualcosa di scaduto. Non ne ho molti, spero di trovare Robeau. Non so dove sia, continuo a cercarlo. Salterà fuori. La casa nasconde ma non ruba, quindi salterà fuori. E noi ci sentiamo. Allora, sto swatchando. Allora, mi sono resa conto che ho veramente tantissimi ombretti. Ombretti, aspettate, ho tantissimi rossetti. E sono fortunata, però, nel senso che mi sembra che siano tutti sullo stesso tono. Nessuno puzza, quindi devo dire che posso ancora riutilizzarli. Adesso cerco un'organizzazione. L'ideale sarebbe questa. Questi sono i miei MAC e sono tutti la prima fila, quella che vedete qui. No, ecco questi. Sono tutti i miei MAC. Naturalmente Rubiu non si vede, non so dove sia. Ho riscoperto un po' di quelli della Kiko. L'unica cosa, credo di dover buttare questi tre che sono scaduti. Questi tre. Questo. Ne ho parlato in 2000 video, ne è rimasto pochissimo ed è il numero 10 della Colistar Rosa Baby. Chi mi segue da tantissimo dovrebbe ricordarlo perché io di questo avrà, eh sì, avrà 7 anni, 8 anni, no, 7 anni perché avevo appena aperto il canale. Bellissimo, veramente splendido. E poi anche questo della Kiko che ho preso subito dopo quello sulla stessa onda, che è questo, che è il Shiny Pearl, non c'è un numero. Comunque, poi ho delle cose che non ho neanche mai aperto, tipo questa, che è un gloss di Sephora, era un omaggio su un acquisto. Ah, e l'unica cosa, l'unico che veramente è una delusione pazzesca è questo Shine Last della Kiko, che è una tinta per labbra con un colore bellissimo. Se riesco, aspettate, scusate l'immagine, ve lo faccio vedere. È un prugna meraviglioso, si stende in una maniera pessima. Io dopo vado sul sito della Kiko, voglio leggere le recensioni se ho avuto io lo stesso soltanto questo problema o altri. Vi devo far vedere due cose. Uno, ho acceso la prima tarte della stagione, Vanilla Lime, che è la mia preferita, e poi non vedevo l'ora, non vedevo l'ora. Il prossimo step è fare. E fare tè tisane e poi guardate che meraviglia. Cioè, questo è un signor basilico. Devo ripiantarlo. Allora, mi piacerebbe tantissimo tenerlo dentro. A quanto so, dovrebbe andare fuori e lo devo rinvasare, metterlo in un vaso un pochettino più grande per dargli. Se avete consigli per non farlo morire, perché è bellissimo, è veramente splendido. L'ho messo in questo piatto perché è sbeccato e dopo lo metto alla luce a quanto ho capito. Spero che non muoia come l'altra pianta che defunse. Guardate che belli che sono. Stamattina, per esempio, ho messo una matita labbra della Kiko che ho ritrovato ieri sera mentre mettevo in ordine. Mi è piaciuta tantissimo, è durata tutto il giorno, fino a che non ho mangiato a pranzo. Riscopro cose, riscopro di avere un po' più di tempo per fare le cose soprattutto. Quindi poi voglio sistemare un pochettino la cucina, questo mobiletto andrà via e al suo posto vorrei farmi un angolo studio mio, cioè dove tenere il mio computer, le mie cose senza che porto il computer avanti e indietro. Vabbè, comunque. Numero di L, molto carino. Mi sarebbe piaciuto tanto fare uno sfogliamo insieme, bel numero di L, ma sono soltanto riuscita a sfogliarlo e a leggere un paio di articoli, ma per il resto non sono riuscita a fare niente. E ho buttato un bel po' di giornali, ho tenuto le ricette di cucina che mi interessavano di più e ho buttato tutto il resto. Vado, ci sentiamo dopo.
Allora, sto preparando la cena. Oggi è la giornata mondiale della verdura. Sto facendo di tutto. No, di tutto no, non esageriamo. Sto preparando le rape con i fagioli. Non ci ho messo neanche l'olio. Le ho stufate soltanto e poi ce lo metto a crudo dopo. E poi avevo visto sul Goloso Mangiarsano un'insalata fatta di carote e radicchio, voglio provarla. E infatti ho preparato già il radicchio e le carote. Come potete vedere, questo attrezzo, questa è la grattugia, è una di quelle cose che vedi nelle televendite fino a notte tardi. Tu le guardi e capisci che devi assolutamente avere quella cosa che non ti servirà mai, non la userai mai, ma insomma, hai bisogno di averla. Questo coso è molto, serve per affettare a varie lame. È quello dove ci ho lasciato un pezzo di dito l'altra volta, l'ho lavate però. Solo che si fa un disastro, cioè mentre grattugi ti va in giro tutta la roba. Comunque, vabbè, normale. E quindi farò quello e penso prosciutto cotto stasera, un po' di prosciutto cotto. Le bambine vogliono il purè, che poi la cosa buffa, sapete qual è? Allora, questo signore qui dietro, cioè il signor Bimbi, fa un purè che è la fine del mondo. Soltanto che mi sa che a scuola, all'asilo, per un periodo, cioè insomma, usano questo, ora non lo so di preciso. Quando Stella o Antonietta, che sono state tanto male, che hanno avuto la gastroenterite, una volta l'ho portata al supermercato e lei non mangiava niente, credo fosse Stella, non voleva mangiare niente. Quando ha visto questa scatola mi ha detto: "Mamma, fammi il purè". E allora io l'ho comprato augurandomi che mangiasse, in effetti gli piace. E l'ultima busta non lo ricomprerò più perché io il purè preferisco, cioè non ci vuole niente, a schiacciare due patate, ecco. E poi non lo so, sì, non è male, sia chiaro, non è male, però boh, non lo so. E ho visto che avevo visto il video di Annalisa sulla focaccia fatta su Casa Superstar, non sul canale, quello suo, nella focaccia mettere anche il preparato per il purè. E ho visto che diverse persone avevano detto che lo fanno di norma anche con la pizza. Devo provarla questa cosa, però. Non lo so, dicono che viene molto più soffice. Io una volta col bimbi ho fatto l'impasto con dentro anche la patata e in effetti è lievitato, è diventato altissimo, ottimo. Quindi, questo è quanto. Io finisco di preparare la cena, sistemo una serie di cose. Ormai è di norma che mettiamo in disordine, risistemiamo, rimettiamo in disordine, insomma, vabbè. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Continuo a desiderare cosmetici. No, io prima sono stata sul sito della Kiko. Il sito di Sephora lo apro e lo chiudo, lo apro e lo chiudo, lo apro e lo chiudo. Ho fatto un giro su Wycon, Nabla, li sto guardando tutti. Mi è venuta un po' la fregola dei cosmetici. Soltanto che poi mi fermo a riflettere e dico: no, non ne hai bisogno. Però ci sono dei colori così belli, delle cose così nuove da provare. E vabbè, le tentazioni me le tengo, che devo fare? Non posso fare altrimenti, cioè, non lo so, però la smoky, vediamo a Natale, c'è il mio compleanno, il mio 25esimo compleanno, again, a novembre, novembre è vicino, quindi magari. Certo che comunque sono palette costose, ti durano una vita, però 49 euro è aumentata perché prima costava 45, le altre che ho preso costavano 45. Comunque, basta, basta, basta. Al prossimo video, ciao!